Perfetto, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar sui Transformative Agreements. L'esigenza, io buongiorno, mi presento, sono Elena Giglia, lavoro all'Università di Torino. Perdonatemi, non ho la videocamera, ma da casa come dire, la connessione è talmente lenta che veramente non sarebbe possibile. Quindi vi do il benvenuto, vedo che siete già numerosi e devo raccontarvi un po' come è nato l'idea di questo incontro. Perché un mesetto fa avevo tenuto un webinar sull'open science in generale, in collaborazione con EBSCO. E appunto molti dei partecipanti, quando io ho citato i contratti trasformativi, poi mi hanno scritto e mi hanno detto: ma perché non ne parliamo in modo più diffuso? Allora ho detto: bene, perfetto, meraviglioso, l'abbiamo organizzato come open air. Infatti ci sono connesse anche le altre due, come dire, meravigliose colleghe che condividono con me questo lavoro di NOAD, quindi di National Open Access Desk per Open Air. Che sono Emma Lazzeri e Gina Pavone. A chi potevamo chiedere di parlare dei contratti trasformativi se non a Colleen Campbell? Colleen è, diciamo, la coordinatrice dell'iniziativa OA 2020 e ha organizzato anche gli ultimi due convegni a Berlino, in cui con un gruppo, devo dirvi, veramente impressionante di persone, soprattutto l'incontro del 2018, quindi erano rappresentati tutti i continenti, e sta, come dire, veramente portando avanti da tempo questa iniziativa dei contratti trasformativi. E poi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il professor Nino Grizzuti, che è il nuovo coordinatore del gruppo CARE, della CRUI, quindi il gruppo che in Italia sta negoziando con alcuni editori i contratti trasformativi. Quindi sentiremo dal professor Grizzuti qual è la situazione. Io non rubo altro tempo, smetto di condividere il mio schermo e passo senz'altro la parola a Colin. Buongiorno. Ok. Ah, perfetto. Credo che vedete ora il mio schermo. Perfetto, grazie. Ok, salve a tutti. Sì, io sono, non l'ho neanche scritto qui, Colleen Campbell. Vi parlo da Scarperia, in Toscana, però lavoro, cioè coordino l'iniziativa Open Access 2020 che è ospitato dal Max Planck Digital Library, la biblioteca Max Planck in Germania. È un ente di ricerca grandissimo. E allora, quando lei mi ha chiesto di parlare con voi dei contatti trasformativi, non sono complessi, non è facile spiegarli, quindi ho portato giusto qualche concetto da presentarvi, però preferirei veramente rispondere alle vostre domande, perché magari chi mi ha già sentito anche parlare di questi contratti e non voglio farvi vedere sempre le solite slide. Quindi vi do qualche nozione e poi vi faccio vedere un pochino qual è lo scenario attuale nel mondo e parliamo un po'. Dunque, vediamo se faccio avanzare. Ok, partiamo dalla situazione in Italia. Allora, la situazione in Italia. Questo grafico che vedete, conoscete benissimo questi editori perché ogni anno pagate abbonamenti, presumo, a questi editori. E pagate abbonamenti che sono abbastanza costosi, no? In tutto il mondo sappiamo che di anno in anno aumentano i costi, però stiamo guardando questi editori non dal punto di vista dell'ateneo che si abbona a leggere le loro riviste, ma questo è uno sguardo a questi editori e come sono rappresentati, gli articoli pubblicati dai nostri autori, dagli autori di Atenei italiani, dov'è che pubblicano i loro articoli. E quindi dobbiamo soffermarci a pensare un momento
noi bibliotecari pensiamo di avere un rapporto con un editore commerciale, un editore scientifico, ma in realtà dobbiamo renderci conto che esistono altri rapporti con gli stessi editori, che sono i rapporti che i nostri autori hanno con loro, che scelgono di pubblicare nelle loro riviste. Ed è molto interessante notare che di tutti gli articoli che autori italiani pubblicano in un anno, insomma di anno in anno, in realtà si concentrano su un gruppo abbastanza ristretto di editori, no? Cioè, quindi prendiamo conoscenza del fatto che le pubblicazioni scientifiche che produciamo ai nostri atenei, che questo è proprio il nostro lavoro, è produrre conoscenza e scienza, è in mano a un gruppo molto ristretto di editori commerciali. Questo è molto interessante perché vuol dire che quando noi pensiamo di adottare una strategia di accordi trasformativi per attuare questa transizione all'accesso aperto alla ricerca, diventa subito una cosa anche fattibile, perché non è che dobbiamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare il sistema a un gruppo ristretto di editori con le loro riviste. E, vi do un altro accenno, a parte quello economico di cui si parlava prima, ogni anno che pagate abbonamenti a questi editori, dall'altra parte dobbiamo renderci sempre più conto che gli autori nostri apprezzano accesso aperto. È in aumento la tendenza degli autori di scegliere riviste che sono riviste aperte. E questa tendenza sta crescendo, quindi noi come bibliotecari, se noi guardiamo verso il nostro futuro, il futuro sarà basato su accesso aperto. Questo è indiscusso e ora stiamo lavorando per creare questa transizione, e è una transizione che abbiamo visto sta durando nel tempo, però stiamo facendo progressi e arriveremo a quel momento. Quindi guardare verso gli accordi trasformativi, anche portate a pensare sta trasformando anche il nostro ruolo come bibliotecari, no? Non più ci dovremmo in futuro occupare di fornire accesso ai contenuti, bensì di supportare gli autori che vogliono produrre, che vogliono pubblicare. E già vediamo sulla strada che in questo momento gli autori sono un po' lasciati a se stessi a dover trattare con editori per la pubblicazione dei loro articoli, e sempre più questo succede, e questo è proprio un gap che noi bibliotecari possiamo dobbiamo lavorare. Ecco, perdonate qualche errore qua e là di italiano. Ok. Quindi, cosa sono questi accordi trasformativi? Allora, qui vi ho posto la domanda: a cosa servono in realtà? Cosa servono? Perché volevo metterlo proprio in poche parole. Hanno uno scopo ben preciso: creare un contesto neutrale in termini di costi, in cui la logica, le operazioni che noi facciamo e i flussi di denaro che caratterizzano il sistema attuale, il sistema di abbonamenti, possono essere rimodellati, trasformati per supportare la pubblicazione ad accesso aperto. Perché in questo momento tutti i nostri processi all'interno della biblioteca, anche i nostri budget stessi, sono tutti organizzati intorno all'abbonamento annuale. E se guardiamo il futuro, in qualche modo noi all'interno delle biblioteche, degli atenei, non solo le biblioteche, ma gli atenei, dobbiamo cercavo la parola in italiano ma non la trovavo, we have to re-engineer, dobbiamo ridisegnare i nostri processi per essere pronti a questo futuro a base di accesso aperto. Allora,
cosa sono e come sono fatti, non vi ho portato un esempio preciso qui. Perché? Perché in realtà siamo in una fase di transizione e gli accordi hanno molte facce. Perché è giusto, in una fase di transizione, è giusto sperimentare diversi modelli. È giusto, siccome veniamo da tanti contesti diversi, quello che succede in Germania è diverso da quello che succede in Italia o da quello che succede negli Stati Uniti o in Cina. Veniamo da un sistema di abbonamento caratterizzato dall'opacità dei costi, no? Abbiamo, è proprio una caratteristica del big deal o di questi abbonamenti digitali che i costi non sono trasparenti e essendo non trasparenti non possiamo confrontarli l'uno con l'altro, no? Confrontare quello che si paga in un ateneo rispetto a un altro, in un paese rispetto a un altro. E sapendo che poi allo stesso tempo c'è questa crescita di pubblicazione in accesso aperto, che significa i nostri autori stanno pagando APCs, stanno pagando perché per pubblicare un articolo open access l'autore paga per i costi del servizio di pubblicazione, questi soldi vengono pagati senza la conoscenza della biblioteca o dell'ateneo, quindi rappresentano costi al di sopra del costo dell'abbonamento, quindi il double dipping di cui si parla, senza nessun controllo. Quindi il contratto trasformativo praticamente prende questi due domini, il dominio dell'abbonamento e il dominio dell'accesso aperto, della pubblicazione a accesso aperto che sta avvenendo, e li mette insieme sotto un unico accordo, così possiamo governare quello che sta succedendo in questi rapporti con gli editori. Possiamo controllare e negoziare i costi per quanto riguarda l'accesso aperto, che ora dicevo prima, gli autori pagano APCs, ma nessuno è lì per fare gli interessi loro, negoziare condizioni migliori. Quindi il contratto trasformativo semplicemente mette insieme queste due attività, queste due transazioni. Okay? Questo è il punto di partenza. Ci sono tanti modelli che si stanno sperimentando, però ci sono delle linee guida che possono caratterizzare questi accordi. Allora, si riconosce tutti che sono un mezzo temporaneo, un mezzo di transizione, quindi l'accordo trasformativo, il contratto, non ci sarà mai un momento in cui il sistema è caratterizzato è dominato da questi accordi, perché quando questo tipo di contratto sarà dominante, vuol dire che siamo già arrivati a un momento di accesso aperto. L'editore a quel punto cambia il modello, il suo business model sotto la sua attività. E quindi è una cosa transitoria. Questi accordi fanno da ponte dal sistema attuale, dove non c'è trasparenza, dove la pubblicazione viene fatta senza, all'insaputa dell'istituzione. E poi da quel punto, questo noi siamo fanno da ponte a un futuro che sarà a base di accesso aperto, un ambiente del tutto caratterizzato da accesso aperto. Ovviamente in questi accordi lo scopo è dare agli autori l'opportunità di mantenere i diritti sui propri articoli, e quindi CC, license. Gli accordi devono essere trasparenti, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che almeno, ovviamente non è una facile situazione, perché noi siamo in una situazione ora dove non c'è trasparenza. Arrivare in un momento in cui ci sarà la totale trasparenza
cioè, siamo ancora lontani da quello, perché siamo in questa fase di transizione, stiamo pagando per due servizi, no? Paghiamo il servizio di lettura, paghiamo il servizio di pubblicazione. Quindi rendere la totale trasparenza al costo di pubblicazione ancora è cosa difficile, però possiamo avere della trasparenza. Tanti accordi, infatti, ora sono pubblicamente, pubblicate apertamente in full text, potete andare a trovarli. Laddove un ateneo o un consorzio nazionale non si sente o per qualche motivo non è riuscito ad avere la totale trasparenza e la pubblicazione dell'accordo, comunque esiste il registry, un registro di accordi dove si invitano tutti gli atenei che hanno questi accordi di inserire dati riguardo all'accordo, così che si può almeno creare trasparenza sugli elementi principali degli accordi. Quindi siamo in un momento in cui c'è sempre più trasparenza e c'è sempre più condivisione delle informazioni sugli accordi. L'obiettivo qui è di costringere i costi della comunicazione scientifica, vale a dire introdurre idealmente il concetto di neutralità nei costi, e qui si intende neutralità rispetto a quanto si pagava prima per l'abbonamento. E questo è, diciamo, questa è la base. La base è che quello che si pagava prima in abbonamento dovrebbe essere sufficiente per coprire le spese sia di lettura a tutti, sia di pubblicazione ad accesso aperto. Quindi togliere questo APCs che venivano pagati in più per pubblicare open access al di sopra dell'abbonamento. E poi, cosa molto importante per biblioteche, gli accordi devono governare i requisiti del servizio, del flusso di lavoro, per garantire che siano soddisfatte le esigenze degli autori e degli amministratori. Vi dicevo prima, noi agli Atenei dovremmo iniziare a modificare i nostri processi, perché non si parla più di un accordo, si paga un abbonamento annuale e una linea nel budget e via. Adesso si parla di articoli, dobbiamo tracciare gli articoli, dobbiamo verificare se l'autore è effettivamente appartenente del mio ateneo, cioè esiste tutto un'area della biblioteca che andrà potenziata. Sì, allora io volevo giusto fermarmi un secondino qui per vedere se c'era qualche domanda, se mi date un minimo. Sì. Sì, Colline, le vedi le domande nel Q&A? Ok, i dati che ho mostrato prima sulle pubblicazioni sono disponibili per aree disciplinari, cambiano essenzialmente o no? Presumo di sì, questa era una cosa globale effettivamente. Quindi forse gli altri non vedono la domanda. La domanda era, i dati che ho mostrato prima, si potevano avere questi dati e cambiano gli editori, no? La concentrazione di editore via via che si cambia disciplina? Ovviamente sì. Però nel contesto di contratti trasformativi, noi stiamo parlando di modificare i nostri abbonamenti, che per lo più sono big deals, no? Che comprendono tutte le discipline. Per questo che non ho trattato questo. E poi l'altra domanda. Abbiamo una media delle spese che un autore sostiene per pubblicare OA, pur tenendo conto delle variabili più importanti, cioè l'editore scelto. Allora, per avere informazioni su quanto viene pagato Open Access, esistono alcuni strumenti. Open APC, che forse conoscete, cioè l'Università di Milano, so che contribuisce dati e sarebbe cosa buona e giusta che ogni biblioteca creasse in qualche modo, insieme all'Ateneo, un modo per tracciare i pagamenti che stanno avvenendo. Quando un autore va a pubblicare open access, solo per avere i dati, no? Cioè, perché i dati, questa è conoscenza, e conoscenza ci dà potere.
La media si aggira, ora non dovrei andare a aprire OpenAPC per vedere qual è attualmente. Vi posso dire, alla mia biblioteca, perché l'ho visto ieri, la media era 1.700 euro in questo momento per pagare un APC. Allora, qui si parla gold oppure hybrid, ma non all'interno di un accordo trasformativo. E poi un'altra domanda. Sembra difficile capire come un publisher stia oggi accettando di far pagare la stessa cifra del vecchio abbonamento senza più ricevere APC. Dov'è l'inganno? Ok, adesso ora mi soffermo un attimo su questa domanda e torno un po' alle slide, poi si può continuare con le domande dopo. Dunque, il concetto di neutralità nei costi per quanto riguarda quanto si pagava prima in abbonamento e quindi togliere queste spese che venivano fatte in più sopra l'abbonamento dagli autori. In realtà qui si tratta, si deve fare una valutazione, no? Si deve fare una valutazione e avere una strategia complessiva. Io vi posso raccontare che effettivamente se uno va a vedere nel registro ISAC e c'è anche la domanda: l'accordo è più o meno, o quanto è neutrale rispetto a quanto si pagava prima su abbonamenti? E effettivamente tanti degli accordi registrati dimostrano che no, non sono neutrali e magari sono stati, i contratti sono stati accordati su una formula che è più in linea con costo di abbonamento più costo pagato per APCs dagli autori, no? Una cosa totale. E io non, però ci sono altri accordi che invece sono basati solo sul costo abbonamento e quindi sono riusciti a togliere quel costo in più, che magari, cioè in ogni contesto sappiamo che hybrid c'è, va bene, ovviamente può variare di contesto in contesto, magari è 5% in più rispetto all'abbonamento e quindi ci possono essere motivi anche per un ateneo di dire sì, a me sta bene lasciare così com'è quel 5% e pagare il totale, quel 5% in più, perché magari faccio un accordo di 3 anni che mi dà anche questo, nel cui ho dato più accesso a tutti gli atenei. Cioè, non, quello che vi voglio dire è che non è una cosa matematica, va visto nel contesto di ogni singolo ateneo o comunque consorzio e... e vedere come si colloca il contratto all'interno della strategia globale di transizione. Quindi, però si è ottenuto questo, quindi se c'è una forte un team forte e compatto nel negoziato, e questo vuol dire che c'è un allineamento tra atenei, cioè a livello più alto, e biblioteca e anche la comunità dei ricercatori stessi, se c'è questa compattezza si può arrivare a fare veramente il massimo, e come è avvenuto in Germania, che sono riuscita ad avere proprio questo nei contratti con Springer Nature e con Wiley, che il costo totale dell'accordo è in linea con quanto si pagava prima in Germania solo per l'abbonamento. Però si deve essere pronti a affrontare anche un eventuale annullo se non si arriva a un accordo. Come è successo con Elsevier, che non abbiamo accordi con Elsevier in questo momento. Allora io sono, non vorrei prendere troppo tempo anche al professore dopo, quindi giusto vado avanti giusto per qualcosa, farvi vedere un po' lo scenario attuale, giusto per rispondere alla domanda, perché questa è la domanda che mi fanno tutti: ma quanto durerà questa transizione? Quanto devono durare questi contratti? Bene, quanto durano i contratti? E questo è ovviamente una cosa che va deciso, ribadisco, in ogni contesto. Ci sono contesti. Mi piace sempre portare l'esempio dell'Ungheria, che ha iniziato la strategia di contratti trasformativi
praticamente nel giro di 2 anni è riuscito ad avere contratti trasformativi con tipo i 15 editori più importanti per gli autori, per cui praticamente ha fatto in pochissimo tempo, ha avuto il massimo di transizione. Ma questo era possibile perché le leggi in Ungheria sono tali che si fa contratti di un anno singolo e basta. Ci sono altri contesti in cui i contratti sono più lunghi. Quindi, però quanto dura la transizione generale di tutti noi insieme? E questo non si può dirlo, cioè, perché dipende da noi. Ogni singolo contratto va visto nel proprio contesto per vedere se per vedere per valutare se corrisponde o fino a che punto è riuscito a corrispondere agli obiettivi posti. Ogni singolo contratto va valutato in questo contesto ed è poi la somma dei contratti che ci porta avanti in questa transizione e quindi quanto dura la transizione dipende da tutti noi che facciamo questi accordi, perché via via si fa l'accordo con Springer Nature in Italia, sì, scusami, in Germania che è venuto quest'anno, si fa in California, piano piano questi grandi portafogli, tutto il portafoglio delle riviste di questi editori piano piano cominciano ad essere piene di buchi, buchi aperti e quindi sì, si va avanti in questa transizione. Giusto per farvi vedere, ecco, cosa si può ottenere. Questa è la fotografia della mia biblioteca che guardando dove pubblicano i nostri autori e decidendo nel 2016 per una strategia con tutti gli editori più grossi, dove pubblicano di più i nostri autori, noi avremo chiesto loro per un accordo trasformativo. E nel giro di questi 4 anni che sono, adesso si vede dove siamo arrivati. Il grigio vuol dire che sono in abbonamento, ma beh, Elsevier ha cancellato addirittura. Springer Nature facciamo parte dell'accordo nazionale. Ed è solo parzialmente aperto perché le riviste Nature non sono comprese effettivamente, ma vedete il più scuro dove siamo riusciti ad avere un accordo trasformativo. Questo vuol dire per la nostra ricerca tanta opportunità per i nostri autori di pubblicare in accesso aperto. E giusto per collocare quello che succede in Italia nel mondo, in questo movimento, vediamo che sono sempre più gli editori che sono aperti a questo tipo di accordo e non soltanto editori grandi, ma anche editori molto piccoli, le scholarly societies, ad esempio. Qui vorrei precisare giusto una cosa, che gli accordi trasformativi nascono dagli Atenei, siamo noi che li chiediamo. Adesso tanti editori offrono accordi trasformativi, oppure possono dire no, non li offriamo, ma non è questo il punto. Cioè, il punto è che siamo noi che lo chiediamo e valutiamo se è un accordo e dettiamo le condizioni anche. Si parte da questo punto di partenza. Vedete anche la proliferazione in tante nazioni del mondo. Questi sono solo quelli che sono registrati, che hanno registrato i loro accordi nel registry di cui vi ho parlato prima, ma ci sono ben altri, e sto sfogliando giusto per fare veloce. Ultimi sviluppi e nuovi benchmark, abbiamo accordi di grosso taglio, e questo vi dico, questi sono importanti perché l'impatto che hanno sulla transizione globale, no? Più grande è l'accordo, più influisce sul portafoglio di riviste e dell'editore. Ma non soltanto i big possono fare accordi, cioè in Lituania, in Slovenia, cioè stiamo facendo accordi trasformativi che
che portano, che fanno passi avanti. Magari non sono tutti neutrali rispetto al costo, magari non coprono tutto l'output dell'Ateneo, però sono passi in avanti in questa trasformazione. E in più vediamo proprio una proliferazione, in particolare negli Stati Uniti, che questo è importante giusto per, proprio per la quantità di ricerca che viene fatta in America, ma non soltanto, abbiamo visto prima anche il primo accordo in Cina con the National Science Library e Oxford. Quindi un movimento globale, e di cui, essendo la ricerca è un'impresa globale, per cui ci dobbiamo sentire parte di questa trasformazione dell'editoria scientifica. L'ultima notizia, l'ultimo benchmark è in California, che ha concluso questo accordo con Springer Nature, che se in Germania ha annunciato un accordo con Springer Nature a gennaio, che vi dicevo prima non includeva ancora le riviste Nature, California invece ha ottenuto, è riuscito già a ottenere invece un commitment dall'editore che nel corso del contratto, che ora non ricordo se sono 3 o 4 anni, l'editore si impegna a lavorare per includere anche le riviste Nature, per avere appunto accesso aperto per gli autori di California. E sì, il mercato è in trasformazione. Un altro segnale nuovo è stato annunciato l'altra settimana con un editore, Institution of Engineering and Technology, EAT, che conoscete forse, che ha deciso di rendere da gennaio tutte le sue riviste ibride pienamente open access attraverso un partnership con Wiley. E, cioè, magari prima EAT era, EAT era con IEEE e ora passa a Wiley, ma Wiley si era dimostrato aperto a questa transizione e vuole, insomma, almeno a nostro avviso, si è dimostrato sì un partner che ha dimostrato un commitment alla transizione all'accesso aperto. E quindi ora mi fermo perché forse ho parlato anche troppo. No, Collina, hai risparmiato un minuto sulla tua mezz'ora. Fantastico. Quindi sei stata okay. Perfetta. Ok. Allora adesso grazie mille per questa panoramica. Io appunto quello che colgo da quanto tu hai detto è soprattutto l'importanza di fornire i dati. Cosa che non è così semplice, perché anche per esempio anche noi all'Università di Torino abbiamo provato a mettere i nostri dati in OpenAPC, ma purtroppo, come dire, se manca, diciamo, la collaborazione da parte degli uffici amministrativi, diventa veramente molto difficile. Basterebbe avere un'unica voce nel bilancio di Ateneo, ma pare che sia così difficile da ottenere. Per cui, per esempio, noi siamo riusciti a posteriori ad avere solo il 30%, quindi a ricostruire il 30% di quanto era stato speso. Quindi, però è essenziale, ecco, forse anche in questo la CRUI potrebbe giocare un ruolo fondamentale, insomma, proprio nel richiedere questi dati agli Atenei. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta molto di quello che hai detto, appunto, è che siamo noi che dettiamo le condizioni. Quindi questo mi ricordo che anche nei 2 convegni di Berlino, con tutte le esperienze appunto positive dei team di negoziazione, era esattamente quello. Quindi l'importante è che le condizioni vengano da noi. Quindi grazie davvero per questa presentazione. Certo. Ora passiamo al professor Grizzuti, se vuole condividere lo schermo. Ci provo, mi sentite? Sì, perfettamente. Allora, vediamo un po'. Non è mai facilissimo, per quello che dicevamo prima. Un attimo solo, vediamo un po'. Share screen, zoom. Un attimo solo. Allora, vediamo se va.
La vediamo, perfetto. Perfetto, grazie. Grazie. Allora... Quindi a lei la parola per i prossimi 15 minuti, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Prima di tutto mi presento. Sono Nino Grizzuti, sono un ingegnere chimico, lavoro all'Università di Napoli, alla Federico II, e sono nel gruppo CARE dal 2014, poi da pochissimi mesi sono il coordinatore del gruppo. E quindi proprio anche per questo ho accolto con molto piacere l'invito di Elena Giglia, che ringrazio prima di tutto, e di tutta l'organizzazione per venire in questa piazza virtuale e parlare un po' di contratti trasformativi. Oltretutto, probabilmente il momento è perfetto, proprio perché come gruppo CARE siamo nel bel mezzo di questa stagione trasformativa. Diciamo che questo disegnino è fondamentalmente, mi dà un'idea di quello che vorrei fare, cioè vorrei partire da un certo livello di discussione, un po' più generale, vorrei dire quasi un po' più alto, poi vorrei scendere più nella dura fatica e quindi nel dettaglio di che cosa stiamo facendo in termini di accordi trasformativi, e poi ritornare a qualche considerazione finale, forse ancora più generale. Sicuramente ringrazio Colin Campbell perché lei ha introdotto sostanzialmente tutti i temi di questa problematica. Quindi poi è anche una serie di dati e di informazioni che mi rendono la vita più facile e più veloce. Parto da circa un anno fa. Il 21 maggio 2019 la CRUI e il gruppo CARE hanno organizzato un piccolo convegno, forse se aguzzate la vista leggete il titolo, ma l'evoluzione del mercato dell'editoria scientifica, eccetera eccetera, vedo male anche io, quindi, ma insomma di fatto il tema centrale era appunto quello dei contratti trasformativi. Da quel congresso, da quel convegno, io ho tirato fuori due o tre punti, spunti per meglio dire fondamentali, da alcune delle presentazioni. Prima di tutto un tentativo di definizione degli accordi trasformativi. Colin è madrelingua inglese, rappresentato in italiano. Io sono madrelingua italiana per i presenti in inglese. Ma comunque fondamentalmente la stessa cosa, sono quei contratti appunto negoziati tra istituzioni, e quindi istituzioni, non per forza consorzi, e editori o comunque committenti, providers di prodotti soprattutto digitali, che trasformano un modello economico, e questo secondo me è uno dei punti fondamentali. Professore, mi scusi se la interrompo, sì? Ma alcuni utenti hanno difficoltà a sentirla, potrebbe alzare il volume della voce o parlare un pochino più vicino al microfono? Mi sentite meglio? Sì, io continuo a sentirla bene, qualcuno la sente allora, pochino male, quindi... io ho alzato il volume e parlerò anche a voce un po' più alta. Grazie. Vediamo mille, grazie. Mi scusi l'interruzione. No, ma perché? Allora, stavo dicendo, quindi la definizione sostanzialmente è sempre quella. C'è un punto però che d'altra parte Colin ha anche sottolineato. Ci sono alcune parole chiave, fatemi dire, di carattere meno strettamente economico e di mercato, ma fondamentali per la comunità, e cioè l'obiettivo non solamente di contenere i costi. Se pensate un attimo, soprattutto per tutti noi che lavoriamo all'interno dell'università e degli enti di ricerca, il concetto di prezzo congruo non significa semplicemente il prezzo più basso possibile, ma quando ci si trova in una realtà di tipo consortile, quindi in una comunità, l'obiettivo è anche quello di migliorare e far progredire
il livello di sostenibilità e di equità soprattutto. Equità è una parola molto difficile, è una parola che ha delle implicazioni sociopolitiche addirittura e quindi estremamente delicata, ma su questo caso mai proverò a tornare dopo. Un'altra invece affermazione che mi colpì molto un anno fa, quando devo dire di contratti trasformativi sapevo ancor meno di quello che so oggi, che è comunque molto poco, diciamo che sono un neofito da questo punto di vista. E questa affermazione che leggo proprio verbatim, i giorni che stiamo vivendo sono ancora un po' convulsi. Le notizie che riceviamo sui transformative agreements stipulati, sulle trattative interrotte, fallite, rinviate, dimostrano l'esistenza ancora di qualche incertezza e ci ricordano la necessità di lavorare sempre in modo differente, case by case. Anche questo Colin l'ha sottolineato. Colin lavora in una realtà nella quale è stato addirittura, fatemi dire, crollato un mito, no? In questa, sull'arena, sacrificato sull'arena dei contratti trasformativi. Quindi anche questo è un aspetto importante. Non c'è una regola fissa. Perché? Perché siamo in una situazione estremamente fluida. Siamo nel mezzo di un guado, proprio per definizione di contratti trasformativi. Bene, questo è il contesto e per il resto vi rimando appunto a tutto quello che ha detto Colina, che vi ha già fornito tutta una serie di informazioni. Anche qui ripercorro in parte, anche se con una grafica diversa, quello che è già stato detto. Ci sono tanti editori che in questo momento stanno proponendo, hanno già proposto, hanno in programma di proporre strategie di transizione, strategie trasformative. Tra parentesi, questa specie di tabellone, sembrano quei tabelloni quando parlano gli allenatori di calcio, fanno le interviste, no? Alla fine della partita con tutti gli sponsor. In realtà questo quadro è anche, se volete, parziale. In questo quadro però il gruppo CARE si è inserito appunto a partire dall'anno scorso, iniziando questa stagione dei contratti trasformativi e con dei risultati che sono già tangibili. E qui passo, diciamo, alla seconda parte delle cose che vi voglio raccontare. Quindi se prima eravamo qua, adesso scendiamo un po' più giù, cioè scendiamo e ci sporchiamo le mani. Che cosa materialmente è stato fatto? In questo senso intendo se scendiamo. Bene, il gruppo CARE ha di fatto concluso già una prima serie di contratti trasformativi. Li possiamo oramai definire conclusi, anche se tengo a precisare, non sono ancora stati firmati, ma sono già stati presentati alle sedi. Springer, De Gruyter, l'American Chemical Society, Emerald, Cambridge University Press. Come vedete, stiamo parlando di editori più o meno grandi, con portafogli più o meno diversificati, alcuni specializzati, altri meno, altri più sul versante umanistico, vedi De Gruyter, altri per definizione, vedi l'American Chemical Society, decisamente sul lato tecnico-scientifico, quindi una certa diversificazione. E qua riprendo anche, per completare il quadro, ancora una volta un dato che avete già visto. Qual è la situazione rispetto ai grandi editori, anche se su questo poi farò una precisazione tra poco sul concetto tra grande e piccolo, la differenza tra grande e piccolo. Se vogliamo, questo è un quadro appunto che ci dà chi sono i cinque più grandi editori in termini di fatturato, fatemi dire, e con due abbiamo già concluso un accordo e quindi con Springer vorrei sottolineare che mica solo in California si fanno i contratti ampi, Springer Nature, qui in Italia, l'American Chemical Society. Oltre a quegli altri minori, ce ne sono due, lo dico praticamente in anteprima oggi, che sono addirittura d'arrivo, sono veramente distanti oramai poco da una conclusione.
sto parlando di Wiley e di Taylor Francis, e poi rimane il grosso, la bestia. E con la bestia siamo, come dire, potrei, me la cavo facilmente, perché il nostro contratto pluriennale scade nel 2021, quindi ci aspetteranno comunque mesi decisamente impegnativi, quando si tratterà di lavorare e di combattere con il Sevilla per un contratto trasformativo. Quindi, diciamo, da questo elenco fondamentalmente rimane fuori sostanzialmente solo il Sevilla, ma per motivi temporali, diciamo. Questo per ribadire quali sono i contratti sostanzialmente chiusi alla data del 18 giugno, perché è una data di qualche giorno fa alla quale faccio riferimento. E questa, come dire, è la situazione proprio, siamo nel cuore dell'attività del gruppo CARE. Questo è il risultato degli ultimi mesi di lavoro del gruppo, sia in termini di accordi già di fatto raggiunti, sia in termini di accordi che sono in procinto di essere raggiunti. Quindi, diciamo, se devo far mettere dei numeri, 7 in tutto, ma ce ne sono altri in arrivo. E ancora una volta la cronologia dipende dalla scadenza del contratto precedente, e quindi vi do un'informazione che vi dà anche un'idea di quanto sia intenso, forte, duro, incessante, direi, il lavoro del gruppo. Per il 2020-2021 noi in questo momento abbiamo, tra team già al lavoro e team che inizieranno la loro attività proprio in questi giorni, dopo aver ricevuto incarico formale dalla CRUI, stiamo parlando di 18 team negoziali, significa 18 contratti diversi. Qua mi rifaccio un'osservazione di Colinna, la quale giustamente metteva in evidenza il fatto che sì, ci sono 3-4 gruppi editoriali molto grandi, però mi permetto di non essere completamente d'accordo sull'affermazione che ha fatto subito dopo, e cioè questo significa che basta chiudere quei 3-4 per essere già a un ottimo punto. Beh, purtroppo i contratti sono, se voglio usare un termine più da fisici, sono quantici, si contano. Un contratto di importo molto elevato è uno, così come un contratto con un editore più piccolo, che non è detto che sia anche più facile da concludere. Quindi questo vi dà un'idea delle dimensioni e della intensità del lavoro. Aggiungo che, è una stima, adesso la sto dando a braccio, circa 11 di questi contratti dovrebbero essere, si annunciano come transformative agreements. Gli altri non lo sono, perché l'editore non tende a passare a un modello trasformativo, oppure perché il gruppo CARE si occupa anche di contratti di banche dati o di servizi di altro tipo, che ne so, Web of Science, per dirne uno, e quindi quelli per definizione certamente non sono contratti di tipo trasformativo. Per darvi un'idea ancora più chiara di cosa significa lavorare come gruppo CARE, questa è uno snapshot che ho fatto qualche minuto fa, e per fortuna, iniziando il mio lavoro di coordinatore, ho chiesto alla CRUI di avere un indirizzo email all'interno di CRUI, in maniera tale che potessi concentrare lì tutto il lavorio di mail che venivano mandate. Bene, questo è uno snapshot che si riferisce, anzi l'ho preso stamattina, e si riferisce a qualche mail che ho ricevuto ieri. Bene, io sono il coordinatore, quindi vengo informato sostanzialmente di tutte le attività, sia del gruppo che dei team negoziali. Ieri mi sono dovuto sorbire una quarantina di mail, la quasi totalità importanti, perché si riferiscono ad attività molto intense, a un lavorio molto particolare. E questa è una cosa che ho imparato ad apprezzare quando ero membro del gruppo, e che apprezzo ancora di più oggi, perché il gruppo veramente lavora in maniera molto intensa. Ultimo paio di minuti per una serie di... credo di essere in tempo, no?
Sì, ha ancora un minuto. Bene, per una serie di considerazioni che vi lascio lì, perché non ho ricevuto come Colin, credo, una lista di domande, non erano tantissime, poi sono pronto ovviamente alla discussione, ma sono io per primo a farmi delle domande. E allora vi presento un po' una serie di considerazioni fatte attraverso alcune parole chiave, di due tipi, diciamo. Sicuramente l'editoria digitale e i contratti trasformativi sono caratterizzati da aspetti economici. E allora io mi faccio delle domande. Che cos'è il prodotto? Il prodotto sono le pubblicazioni scientifiche. E quindi c'è un mercato. E chi è il produttore e chi è il consumatore? E il produttore oggi diventa anche acquirente, mentre prima forse lo era anche, ma solo all'interno di una struttura. Quindi il produttore diventa anche consumatore in una maniera completamente diversa dal passato. E poi c'è il grande problema del rapporto tra costi e ricavi. Il tutto all'interno di un modello economico, io non sono un economista e non ne so niente, che certamente non è di tipo liberale, anzi, contiene molti vincoli, come ha sottolineato Colin, ma che nello stesso tempo però deve tenere conto dell'equità e della sostenibilità. Quindi è una situazione decisamente complicata. La vedo da un altro punto di vista, da un punto di vista un po' più socioculturale. Ma fondamentalmente questi aspetti economici si intrecciano in maniera molto intensa con alcuni concetti che sono nostri, che sono tipici del nostro mondo. Quello di conoscenza, e di conoscenza fruibile e quindi condivisa. Quello ovviamente della ricerca e dello sviluppo quindi di questa stessa conoscenza. Ma allo stesso tempo dell'accessibilità. Poi ci troviamo all'interno di un sistema per il quale la valutazione è una variabile estremamente importante ed è molto collegata alle altre, e tutto questo viene svolto da attori. Gli attori sono i bibliotecari, sono i ricercatori, sono gli studenti, che hanno dall'altra parte il mondo dell'editoria come controparte. Quindi la complessità è alta e concludo. Parlavamo di stagione di accordi trasformativi. Non posso non ricavare, non posso non concludere dicendo che si tratta di una stagione difficile. Dobbiamo coniugare alcuni aspetti, alcune parole chiave molto importanti, la coerenza, la sostenibilità e l'equità. E il gruppo CARE lo sta facendo, portando avanti con coerenza e con sostenibilità alcuni punti fermi nell'approccio a questi contratti trasformativi. Ovviamente il case by case, come dicevo all'inizio, è altrettanto importante, perché non c'è una strategia generale. Credo che da questo punto di vista forse l'unica cosa che accomuna noi da un lato e la nostra controparte, gli editori, dall'altro, stiamo navigando in un mondo che, proprio in quanto trasformativo, è in un'evoluzione che ancora non è facile capire che direzione prenderà. Scusatemi se mi sono allungato un poco, vi ringrazio molto per l'ascolto. Grazie. Ovviamente. Grazie professor Grizzuti. Ora vediamo le domande. Temo velocemente, perché temo che la piattaforma fosse prenotata proprio davvero fino a mezzogiorno. Adesso Emma sta verificando con Gwen per quanto possiamo ancora avere. Dunque, andando un pochino per ordine, c'è una domanda di Roberto Caso. La prima vera trasformazione è rappresentata dalla pubblicazione del testo del contratto. È un'esigenza che riguarda soprattutto i contratti che vengono stipulati con risorse pubbliche. Non vedo testi di contratti italiani nel registro ESAC, né riesco a vederli sul sito CRUI CARE. Dipende dal fatto che non sono ancora conclusi. CARE CRUI manda alle singole università la bozza del testo del contratto prima di chiedere alla medesima università l'adesione all'accordo nazionale? Grazie. Questa sì, sarò molto rapido. La risposta è sì su tutti i fronti. Come ho detto prima, i contratti che ho citato non sono ancora materialmente firmati, ma sono già stati presentati agli enti. Ok, poi Cristiano, è stato detto
che siamo in transizione tra contratti e open access. Su questo mi viene in mente come esempio la situazione Windows-Linux. Il primo ti garantisce un contratto di licenza, aiuto, ho perso la domanda, che dura per sempre, il secondo è disponibile su internet, free, e se uno vuole può al massimo dare una piccola offerta. Entrambi convivono bene, sta alla scelta dell'utente, quale utilizzare. Nel caso dei contratti trasformativi, la concorrenza tra editori nel proporre il miglior contratto di abbonamento, magari al costo più basso, non c'è il rischio che l'open access non venga mai accettato per la negazione degli editori a convivere con l'open access? Credo che questa sia più una domanda per Colin. Dai, Colin, io una risposta ce l'ho, ma Sì, no, tu no, sono facciamo d'accordo? rispondere al professore, per favore. No, no, vai, rispondi tu, dai. No, perché stavo rispondendo a un'altra domanda e allora ho perso da Ok, parte. Prego, prego. allora provo a rispondere io. Più che una domanda, questa è una serie di commenti. Allora, sì, anche a me piace molto. Lavorare per esempi ed analogie. Mi piace questa analogia Windows Linux. Ieri me ne veniva in mente un'altra. Non è calzante, come non è del tutto calzante anche quella tra Windows e Linux, però pensavo ieri, bene, la differenza oggi è che mentre ieri andavo dal giornalaio e compravo il giornale, oppure facevo un abbonamento per leggere il giornale. Oggi pago io per pubblicare un articolo su quel giornale e poi quando vanno tutti in edicola hanno il giornale gratis. Allora, è chiaro che è un'estremizzazione ed è non è assolutamente tutto calzante. Quindi è difficile pensare cosa sia meglio. E infatti noi è vero, compriamo ancora i quotidiani, ma è anche vero che spesso, sempre di più, soprattutto nelle grandi città, alle uscite delle metropolitane, troviamo distribuzione di giornali gratis che forse non sono elevatissimi dal punto di vista editoriale, ma ci danno una serie di informazioni. Non lo so, lo dico francamente, la risposta io non la conosco, perché la risposta è in questi anni di evoluzione. Non c'è il rischio che l'open access non venga mai accettato per la negazione degli editori a convivere con l'open access, veramente gli editori si stanno muovendo, perché probabilmente hanno capito che senza una regolamentazione dell'open access si rischia di non andare da nessuna parte. Un'ultimissima notazione, nel grafico che ha mostrato Colin sui grandi, diciamo così, editori, c'è un editore full open access che è MDPI. MDPI non fa contratti. MDPI è totalmente open access, si paga per entrare, punto e basta. Quindi se credo che gli editori invece più tradizionali di questo comincino a tenere conto e non possono tenere conto. Molto bene, leggerei insieme queste due domande di Chiara Zara e di Rossana Moriello, che naturalmente adesso si sono perse perché ne è arrivata un'altra. Anche a Eccole qua. me, anche a me, eccole qua. Eccole qua. Dunque, se questo dei contratti trasformativi è un periodo di transizione, si possono ipotizzare scenari futuri? Quali possono essere? Quali possono essere le strategie che possono essere messe in campo dai consorzi Atenei? E quella di Rossana, che è simile, però adesso l'ho persa, non la vedo più. Si Rossana, sono Rossana. messe, si Sì, perché No. ho risposto ad alcuni Ok. per iscritto Ah, anche. allora eccola qua. Però si può andare, si possono vedere su quelle risposte. Eccola, adesso vedo su quelle risposte perché questa, ecco, visto che si tratta di accordi di transizione, i contratti dovrebbero prevedere uno sbocco verso l'open access al termine del contratto. Cosa prevedono in tal senso i contratti trasformativi? Cosa succede al termine del contratto? Queste due domande mi sembravano Sì, abbastanza sì, sì. Io simili. posso dare giusto Certo. un cenno su questo, ed è, Grazie. no, il punto è, in realtà si allaccia a quello che dicevo prima, cioè che in realtà i contratti trasformativi non c'è nessuno che ha una clausola che obbliga l'editore ad una promessa ben precisa su come sarà lo scenario al termine del contratto, perché non dipende solo dagli editori, dipende da noi. Cioè, come dicevo prima, non è il contratto singolo che fa la transizione, è la somma di tutti questi contratti. Quindi a pensare adesso
tra 3 anni, 4 anni, cosa sarà lo scenario impossibile? Vediamo giorno per giorno come si sta modificando e potremmo solo vedere a quel momento qual è lo scenario e quindi quale nuovo punto di appoggio a partire con il nuovo negoziato. C'era sì, concordo sicuramente. Scusate, c'era un'altra domanda di Roberto Caso che era già in quelle risposte, però se no non la vedono tutti, perché è un punto molto importante. Gli autori mantengono il copyright solo sugli articoli in accesso aperto o anche su quelli delle riviste ad accesso chiuso? Una reale trasformazione implica che il copyright rimanga agli autori in tutti i casi. Sì, Colin, non so se vuoi riprendere. Sì, perché qual è il punto? Che nell'accordo trasformativo, come punto di partenza, si sa, governa accesso e governa pubblicazione ad accesso aperto. Poi noi abbiamo questi soldi che mettiamo, che idealmente sono solo la quantità che si pagava prima in abbonamenti, perché neutralità, e cerchiamo con questi soldi il massimo di questi due servizi. Quindi si cerca il massimo di accesso, portafoglio intero, e il massimo di diritti sulla pubblicazione dei nostri editori, autori. Quindi, per esempio, in Germania uno degli accordi Wiley sono una illimitato possibilità per l'autore per tutti gli articoli accettati per essere pubblicati in riviste di Wiley e di Springer, possono essere accesso aperto. Magari nella mia biblioteca non siamo riusciti ad ottenere questo per tutti i nostri accordi, però se si arriva a coprire tutto l'output, tutti gli articoli sono con la licenza CC, no? E quindi, esatto, però è ovviamente è trasformativo per quanto riusciamo a coprire l'entità dell'output dell'Ateneo o degli Atenei. Capito? Ha senso quello che mi sono Ha perfettamente senso. Okay. C'era anche una domanda molto tecnica, cioè il contratto, questo è per il professor Grizzuti, il contratto trasformativo Krui Springer non mi pare comprenda i titoli Nature o sbaglio? No, su questo preferisco rispondere casomai per iscritto dopo. Certo. Tenete conto che Nature non ha ibrido, però. Ok. Poi una domanda quindi anche molto importante. Quindi sarebbe difficile inserire un contratto casuale. Ok. Un'altra domanda molto importante. Cosa possono fare i ricercatori per accelerare la transizione? Cosa possono fare gli Atenei per accelerare la transizione? Se siamo noi che dobbiamo cercare di dettare le condizioni, è accettabile che un contratto trasformativo includa solo le riviste ibride e non quelle interamente open access di un editore? Non è una transizione troppo lenta? Questo, a quanto so, è quanto previsto dal contratto Springer-Care. Questa è per tutti e due, perché c'è una parte più teorica e una parte invece pratica legata al contratto Krui. Tanti elementi qui. Sì. Ma io una cosa la vorrei dire, e la dico da ricercatore. Tra parentesi, non vedo l'ora di pubblicare il mio primo lavoro senza il patema di come si paga la FIO Open Access. C'è un problema di educazione qui. Certamente, forse mi verrebbe quasi da dire che a livello di contrattazione, quindi a livello puramente economico, siamo fin troppo avanti. E c'è assolutamente necessità di sensibilizzare l'ambiente su queste problematiche, perché è un nuovo modello non solamente economico, ma anche un nuovo modello di approccio alla conoscenza, sia alla fruizione che alla possibilità di mettere in comune la conoscenza. Questo cambiamento richiede un approccio, una capacità di adeguarvisi sia da parte degli operatori quelli delle biblioteche, gli operatori delle amministrazioni, sia da parte degli operatori della ricerca. Quindi cominciamo a far partire questi contratti trasformativi e mano a mano troveremo, sono sicuro,
le giuste vie. Sì. Io aggiungerei giustissima, aggiungerei giusto una cosa, diciamo, a livello operativo, ed è effettivamente la questione di includere le riviste puramente open access in questi accordi va valutato, ovviamente, no? Perché noi se un contratto la spesa in abbonamento copre, andando avanti, il componente trasformativo, quindi sempre accesso a quelle riviste e articoli in quelle riviste che vogliamo adesso pubblicati open access, la spesa per coprire la pubblicazione di articoli nelle riviste puramente open access non facevano parte del budget della biblioteca prima, no? Cioè venivano pagati dagli autori. E noi dobbiamo pensare a sì, come far entrare questo nei nostri flussi, nella biblioteca. È un nodo da risolvere. Tutti i consorzi che stanno guardando come fare questa cosa. Però è una cosa che va fatta, ma non a livello di consorzi, anche a livello di Ateneo. Ottimo. Poi guarda, vi leggerei, visto che c'è qui sotto questa domanda di Serena, che riprende anche una domanda che era stata posta da Paola Galimberti nel form. Quindi Paola chiedeva: qual è la durata sensata di un contratto trasformativo? C'è qualche clausola che obbliga l'editore a fine contratto a trasformarsi, o è semplicemente una dichiarazione di intenti non vincolante che alla fine del contratto, a fronte di un incremento dei costi, ci lascia allo stesso punto? Questa era la domanda di Paola, e Serena invece chiede: in un mondo fluido, contratti a 5 anni non sono un po' troppo lunghi? Quindi qua di nuovo c'è una parte teorica e una parte pratica, quindi è per tutte e due. Sì, non ho ancora capito bene chi è l'esperto teorico e chi è l'esperto pratico. Siete tutte e due, via. No, io non lo so, Tori, non rispondere tu. Sì, io... ma allora in parte ho già risposto il punto che su quello che l'obbligo, no, una clausola all'interno di un contratto che obbliga alla trasformazione a fine contratto, cioè che ho ribadito prima che non c'è, non esiste questo. La maggior parte, insomma, gli accordi si cerca sempre di comunque inserire almeno sì dichiarazione di intento o comunque un preambolo che dimostra che questo fa parte di una trasformazione, chiaro, però un obbligo non è neanche legalmente fattibile. Ma per quanto riguarda sulla durata di un contratto, e qui è una valutazione singola, cioè in Germania abbiamo i due contratti con Wiley, sono di 3 anni con la possibilità di più uno. Vero è che via via che si vede l'incremento di questi contratti a livello globale, lo scenario cambia sempre più rapidamente, per cui ho riportato l'esempio di Ungheria, che in 2 anni è riuscito a fare tantissime cose, quindi bisogna vedere però ogni contesto singolo. Sì, io sono d'accordo con Colin e aggiungo una cosa. Rispondo facendo un'altra domanda: è meglio tasso fisso o meglio tasso variabile? E quando sono in un paese in forte sviluppo, come l'Ungheria, che quindi ha una base economica, non è che siamo proprio, non siamo tripla A, anzi, nel rating non andiamo benissimo, ma certamente abbiamo una situazione economica, anche dal punto di vista del sistema universitario e della ricerca, completamente diversa, e l'Ungheria dice no, chiudiamo, cerchiamo di chiudere quanto prima, voglio il tasso variabilissimo, perché in questo momento è quello che mi posso permettere. Però, ancora una volta, la risposta è attenzione. Quindi non c'è, come dice Colin, un manuale per questo. Non ci sono delle ricette. Noi riteniamo che il contratto pluriennale dia delle garanzie e oltretutto permetta di favorire un monitoraggio, perché il monitoraggio è un'altra delle parole chiave. Non si può fare un monitoraggio a 6 mesi o a 1 anno, ci rischierebbe di darci dei risultati completamente inattendibili.
Io leggerei ancora questa precisazione di un anonimo, anonima. La maggior parte delle riviste scientifiche obbligano l'autore a rinunciare ai diritti d'autore in favore della rivista, altrimenti non pubblicano. Gli autori non hanno diritti e anzi, se vogliono la pubblicazione con pagine a colori, devono pagare parecchio. Quindi questo rientra un po' nel campo della transizione. C'era un'altra domanda sulle University Press, quindi vorrei capire come si pongono rispetto ai contratti trasformativi le University Press, essendo le università che chiedono questo nuovo tipo di contratti. Non so chi di voi due vuole. Ma infatti c'è la domanda, bisogna specificare cosa si intende per University Press, cioè stiamo parlando di Cambridge ed Oxford o stiamo parlando... Forse, ecco, quindi non Chiara Vichi, se può magari rispondere, cioè specificare. Poi vediamo fra quelle già risposte, giusto per... Dunque, ecco, sulla media delle spese c'era anche un'altra domanda che chiedeva anche di quelle poste prima. C'è appunto, io direi di fare, Colin, di far riferimento al sito ESAC, no? Lì ci sono delle... Sì. Ecco. E la media delle spese, l'ho guardata su OpenAPC mentre tu parlavi, in questo momento è 1910, mi pare. Okay. Ascolta, più alto. Sì, io posso tornare alla domanda di prima, allora, riguardo alle University Press. Allora, c'è da dire una cosa, perché questo è, si allaccia a una domanda che spesso si pone ed è, però se noi facciamo questi contratti trasformativi con i grossi editori, non stiamo tagliando fuori gli editori piccoli o non stiamo semplicemente propagando questo big deal, no? Cioè, questo viene sempre la domanda. E penso che possa rispondere in questo modo. Allora, uno, non stiamo tralasciando i piccoli editori, cioè, anzi, tanti piccoli editori stanno cercando di fare questa transizione e guardano le biblioteche, gli atenei, le biblioteche, per aiuto, cioè nel senso questa è una transizione che va fatta insieme se vogliamo mantenere le riviste che i nostri autori vogliono. Poi si può disquisire sulla rivista che ha senso in un mondo digitale, si può anche fare questa disquisizione, però il punto è che partiamo nel frattempo a liberare i nostri soldi da questo, dal pagare accesso e mettiamoli in l'accesso aperto intanto. E poi, cioè, i grossi editori, cioè, stiamo già spendendo questi soldi, quindi ottenere il diritto di pubblicare con Open Access con questi stessi soldi è comunque un passo avanti enorme. Infatti questo mi sembrava anche nei convegni di Berlino, mi sembrava un punto cruciale, cioè sono soldi che stiamo già spendendo, semplicemente dovrebbero essere spesi per aprire il contenuto e non per chiuderlo. Poi Elena, abbiamo 10 minuti. Oh, scusi, mi Ah, scusi. infatti, perché scusate, la piattaforma era stata prenotata fino a mezzogiorno, quindi E mezza, abbiamo già sì. sforato. Sono in corso contrattazioni con editori italiani? Questa è una domanda. Per il professor Stiamo Rizzuti. parlando di gruppo Care? Sì. Lo saranno. Molto bene. Poi c'era un'altra domanda, mi pare l'avevo vista fra quelle. Comunque c'è un'altra domanda che chiedeva quali enti italiani hanno già un contratto e forse Emma puoi dire qualcosa sul Sì. CNR? Sì, il CNR ha già firmato 2 contratti trasformativi. È stata rilasciata una news da poco sul nostro sito. Ora li stiamo registrando sul sito di ESAC, chiaramente ci vuole un pochino di tempo e quindi insomma i dettagli saranno disponibili a breve. Quindi sì, posso dire che
al meglio delle mie conoscenze, il CNR forse è il primo che ha concluso degli accordi di questo tipo e che prevedono quindi non solo l'accesso alla rivista per i ricercatori del CNR, ma anche la possibilità di pubblicare per il prossimo periodo, diciamo, gli articoli che verranno scritti da autori CNR in accesso aperto. Devo dire che questo tipo di accordo, ce ne sono altri che stiamo contrattando, e che, come diceva Colin prima, la parte fondamentale che noi abbiamo fatto è stata quella di partire da una stima dei costi delle IPC che abbiamo avuto negli ultimi anni, attraverso un lavoro a ritroso che è stato fatto e una grande collaborazione, devo dire, da parte della nostra amministrazione, che è molto frammentata in diversi istituti, ma laddove è stato possibile abbiamo recuperato anche i dati che venivano proprio dai nostri istituti tutti per quanto riguarda le IPC. Quindi questo aspetto è fondamentale per avere poi una forza in fase di contrattazione, perché capite bene che nel momento in cui si ha conoscenza di quale è stato l'ammontare totale della spesa, quindi abbonamenti e APC per quell'editore, è chiaro che si va con una forza maggiore a poter contrattare. Quindi questo è stato il lavoro che è stato fatto dal CNR, non è concluso e ci sono alcuni editori che attualmente sono sotto fase di contrattazione e a breve posso dire che ci sarà un evento organizzato dal CNR proprio per descrivere queste tipologie di contratti che sono stati firmati. C'era poi un'altra domanda di Valeria Scotti: quanto impatta sulla valutazione, visto che siamo sempre in publish or perish, ma questo, come dire, andrebbe chiesto all'ANVUR. Invece c'era questa domanda, ecco, di Monica Sala, perché riprende posso, un'altra domanda. Posso dire una cosa veloce su cui sì? Si è fatta la valutazione? Perché è una cosa che è già uscita fuori in altri contesti. Io ho una mia opinione assolutamente personale. Non sto parlando come coordinatore del gruppo CARE, ma come Nino Grizzuti. Io non ci credo a questa storia. Io anni fa ero un convinto nemico dell'open access. Per me significava open access uguale a comprarsi uno spazio pubblicitario. Dopodiché, mano a mano, ho capito che tutti i tempi sono cambiati e poi forse l'atteggiamento era sicuramente troppo integralista. Io non credo che questo cambierà, perché la qualità delle riviste si giudica su parametri completamente diversi e tutte le riviste in teoria sono potenzialmente open access, sia quella con grande prestigio, sia invece quella che di prestigio forse ne ha meno, sia da un punto di vista di qualità e di conoscenza da parte dell'ambiente accademico, sia da parte di invece valutazione quantitativa. Quindi non vedo grossi effetti da questo punto di vista. Molto bene. Allora c'era questa domanda di Monica Sala, appunto, perché riprende un'altra che era stata postata insieme all'iscrizione e riguardava i risparmi, quella, quindi qual è il risparmio dei contratti trasformativi. Invece Monica chiede: gli accordi trasformativi attualmente sottoscritti prevedono comunque una percentuale di aumento annua, si procede verso una progressione di accesso aperto grazie all'aumento degli articoli OA in riviste sempre meno ibride, tuttavia i contratti non sono neutral rispetto al budget per gli abbonamenti, la compensazione dovrebbe venire rispetto al costo delle IPC. È corretto questo meccanismo? In linea puramente teorica sì, è corretto. Poi, come è stato detto più volte da Colin e forse anche da me, è un case by case. Non c'è un modello, letteralmente non c'è il modulo del contratto open access, per cui dice riempite le caselline, questo è il risultato. Ogni editore fa la sua politica, ogni editore propone il suo modello e organizzazioni come la nostra devono di volta in volta, anche molto faticosamente, capire qual è il modo migliore di arrivare a un compromesso. Sì, ne avevo, grazie per la risposta, ne avevo vista un'altra sulle APC, forse Colina hai risposto
Qualcosa aveva... Via chat, ecco, perché c'era, forse ci siamo persi qualche passaggio, ma ci chiedevamo, il costo di APC non diventerà il nuovo modello degli editori per mantenere il loro profitto? Grazie Chiara e Moreno. Sì, allora il punto è proprio questo. Adesso gli APC non sono governati, non sono controllati, nessuno ha oversight, non so come si dice quello in italiano, nessuno li sta controllando. E quindi gli editori sono liberissimi di chiedere quello che vogliono, perché un autore che vuole pubblicare in tale rivista e paga, e lo fa, si vede che lo fa. Quindi spetta a noi che abbiamo questi rapporti con gli editori, che facciamo negoziati, spetta a noi entrare in questo mercato e negoziare per condizioni migliori. Quindi, via via che si va, se si arriva come tanti. Allora, vi dico, mi allaccio al discorso che non c'è un modello unico. Per correttezza dico che il modello adottato in Germania, il modello adottato in California sono modelli dei nostri contratti che puntano alla trasparenza del costo a livello di articolo. Ancora non ci siamo, perché si deve pagare all'interno del costo, si deve pagare anche l'accesso, la lettura, ma stiamo puntando verso un mercato in cui si può vedere il costo per pubblicare un articolo a cielo aperto, quindi a livello di articolo. Questo, quindi, quando si arriva a questa trasparenza, ci mette in condizione di confrontare i prezzi, confrontare quanto chiede per un APC Plus, quanto chiede per un APC Frontiers, quanto chiede Elsevier. E quando siamo in quel momento, noi che siamo consumatori nel mercato, possiamo mettere, cioè, esiste la competizione tra editori e possiamo mettere un po' di pressione che attualmente non siamo in grado di mettere perché non c'è trasparenza e non c'è controllo. Posso aggiungere una cosa su questo? Sì, ultimissimo, poi leggiamo questa domanda perché siamo veramente in chiusura. Prego, prego. Io non so, ovviamente tra chi ci ascolta, se qualcuno è mai stato coinvolto in un'attività negoziale. Io lo ero da bambino quando ero costretto a seguire mia madre al mercato, lei mi piaceva molto tirare sul prezzo, io mi vergognavo come un ladro. Poi invece mi ritrovo adesso a fare più o meno lo stesso mestiere. La trasparenza è un problema degli editori ed è quello che noi cerchiamo di combattere tutti i giorni con grande fatica. Perché per l'editore conta quello che Colin chiamerebbe la bottom line, e vi assicuro è proprio così. L'editore vuole portare a casa il numero che sta in fondo a tutto. Poi come venga giustificato quel numero, gliene importa molto poco. Quello che fanno i gruppi negoziali in tutto il mondo è proprio quello di cercare di vincere questa totale opacità. Ma non è che si conquista dall'oggi al domani. Faccio un esempio, io ho partecipato a un team negoziale, non voglio dire l'editore, ma ci sono volute in giornate e settimane e mesi di tempo per ottenere un modello che avesse un senso, perché per l'editore contava solamente arrivare alla bottom line. Perfetto, quindi allora le ultime due, diciamo proprio due notazioni perché siamo in chiusura. Mojica ci ricordava che Coalition S ha appunto appena pubblicato, reso pubblico questo schema per la trasparenza dei costi, e invece da Mauro Apostolico, Università di Padova, ci veniva come dire. Questo suggerimento che è molto importante, quindi capire se i transformative agreements saranno fatti anche da consorzi o aggregazioni che non riguardano le università. Un esempio riguarda il settore clinico, healthcare, dove oggi i costi sostenuti per il paywall sono altissimi, posti letto invece che personale, mentre le APC sono assolutamente incontrollate. Come cittadini dovremmo sperare che CARE si apra inviti il Servizio Sanitario Nazionale e il Ministero della Salute ad affrontare insieme questa sfida. Quindi con questo direi che è una buona prospettiva per il futuro. Non so. Bene, devo replicare assolutamente, visto che sono tirato in causa con CARE. CARE è aperta a qualunque forma di collaborazione, Perfetto, quindi sta a loro. anche per esempio col CNR. E infatti col CNR facciamo un poco e un poco. Vorrei capire infatti un po' meglio come il CNR poi si terrà.
Molto bene. Allora dobbiamo proprio chiudere perché la piattaforma ci lascia fra un secondo. Vi ringrazio di nuovo tutti per le domande, per aver reso così interessante. Quindi ringrazio prima di tutto i nostri speaker, Colin Campbell e il professor Grizzuti. Vi ricordo che le registrazioni saranno disponibili, la registrazione video a breve, e manderemo come al solito il link sulla lista OA Italia. Grazie ancora a tutti davvero. Grazie, a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.